Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't. Siamo rimasti stupiti dal il silenzio che c'è nella, in questa palestra. Come mai? Ma diciamo che sono le basi iniziali. Quando siamo partiti 9-10 anni fa, qui era una palestra dove abbiamo costruito la Z, ci si allenava tutti, io, il mio fratello, tutti gli altri ragazzi. E disciplina, educazione, un'ora ci si allena, un'ora e mezzo. Serve questo, credo, per concentrarsi meglio su noi stessi quando si va in palestra. Una cosa importante, partiamo dai principi. Uno come voi si allena e cerca di raggiungere alti risultati, ma non è che lo fa per raggiungere una forma di violenza, perché qui si conquista anche la pazienza. Sì, facendo questo sport ovviamente aumenti la pazienza, aspetti il momento giusto e più che altro sei consapevole di te stesso e consapevole delle tue armi. Io parlo a livello agonistico e professionistico, sei una persona preparata, quindi se vieni offesa da una persona al 90% dei casi prendi energia dall'altra parte e stai tranquillo, non è che ti bolle il sangue e ti parte la testa di conseguenza, quindi impari a ragionare perché sei costretto, lì sopra non ti aiuta nessuno e quindi te la porti dietro anche nella vita normale. Poi qualche eccezione a volte esiste, che qualcuno che scappa fuori dalle righe, perché siamo umani. Sì, però in realtà la vostra disciplina aiuta ad essere più consapevole di se stessi, a evitare magari gli scontri. Ovviamente sì, è fondamentale. Molti ragazzi vengono da problemi simili, dalle case famiglia, queste qui che abbiamo qualche convenzione, li accettiamo e abbiamo visto dei ottimi risultati, perlomeno da loro ci hanno fatto diversi complimenti per quello che siamo riusciti a fare con loro, perché come vedi qui sono tutti uguali, non ce n'è uno più bello, uno più brutto, uno più forte, uno più debole, uno più grasso, uno più magro, siamo tutti uguali, da quel bambino che è lì piccolo a quello grande siamo tutti identici, dobbiamo lavorare tutti insieme, sopravvivere tutti insieme, cantiamo tutti la stessa canzone. Senti, come si diventa atleta? In che modo? Qual è lo sviluppo delle varie fasi? Per diventare atleta servono delle basi principali e se ci sono li deve acquisire per forza. Serve prima di tutto costanza negli allenamenti, e umiltà, educazione, rispetto per la struttura, i compagni e chi li insegna. Serve non mollare mai e un po' di fortuna. La fortuna serve sempre nella vita. Comunque, indipendentemente da questo, ho notato un gruppo femminile che fa box, che tra l'altro la box femminile sta avendo sempre più successo, sempre più accogli. Ah sì, su questo siamo molto fortunati noi qui dentro. Abbiamo le ragazze più forti che ci siano ad Arezzo e provincia, quindi sia a livello agonistico che a livello amatoriale ovviamente, no? Ma siamo fortunati in generale, abbiamo un sacco di ragazzi, come vedete là, quelli sono atleti che combatteranno tutti questo weekend, che stanno facendo, diciamo, da oggi comincia lo scarico, ne portiamo 20 in gara questa domenica a Pistoia, sono dei super atleti, sono ragazzi seri, come vedi non senti una zanzara, sono lì che si allenano tutto insieme, in silenzio, in pace, questo è lo sport, che deve essere sport. Poi mi raccontavi di un evento fatto poco tempo fa, dove sei rimasto stupito dalle presenze, dal numero delle presenze che sono intervenute per assistere. Sì, siamo rimasti veramente molto soddisfatti e credo che
a breve annunceremo un'altra notizia di un altro evento ancora migliore dell'ultimo, che faremo sempre nel territorio aretino, e questo si presume di portare sui 2.000-2.500 persone. L'ultimo ne abbiamo portate 1.500 perché eravamo limitati sul 65% del coronavirus, 65% della capienza. Non vuol dire che ne portavamo 2000, potevamo arrivare a 1600-1700, ma insomma ci siamo un pochino limitati giustamente per seguire le regole. Una cosa importante che continui a dire, che bisogna seguire le regole, questo un po' ci stupisce, perché in genere quando si parla la tua disciplina, di preciso come si chiama? La mia disciplina si chiama Kickboxing K1 e poi facciamo anche il pugilato all'interno della nostra palestra. In che cosa consiste la tua disciplina? Cioè pugni, calci e ginocchiate, che devono essere combinate. Ovviamente io ti dico le tre basi principali che vengono utilizzate, poi ci sono diversi allenamenti, diversi sacrifici dietro per riuscire a portarli in una maniera efficace. Mi ha fatto una domanda prima, che era una domanda che potevo rispondere un pochino più esattezza. Gli agonisti e i professionisti diventano partendo da amatori. Se non alleno bene questi amatori qua, qualche amatore che può essere qui, non mi verrà mai un professionista un agonista, perché è come una pianta piccolina. Se la pianti bene e lo innaffi bene, può crescere sana e forte. Se la pianti bene e non lo curi bene, muore l'amatore che non fa più quello sport, e di conseguenza non ci saranno mai agonisti e professionisti. È una cosa che va fatta con amore, con passione, con intelligenza. Quando sei nel mio campo, quindi che non devo fare le gare ma devo allenare, va fatto con diverse cose, devi rimanere sempre aggiornato. Purtroppo la base di tutto è preparare bene quelli che arrivano all'inizio. Se non gli dai le basi giuste, non verrà mai fuori un agonista o un professionista. Molto mi dicevi prima, e anche dal punto di vista psicologico, vero? Ovviamente noi nello stesso tempo che prepariamo il corpo cerchiamo di preparare la mente, no? Per qualsiasi cosa si va incontro. Io poi ora dico una cosa ovviamente contro il mio interesse del mio sport. Credo che questo sport qui fondamentalmente è la cosa più semplice al mondo, perché lì sopra siete in tre, l'arbitro è uno contro uno, no? Sai già quello che ti aspetta quando vai lì. Ma la vita normale non sai mai quello che ti arriva, quella è la difficoltà veramente. Questo ti aiuta a affrontare quella lì, ma non è la cosa più difficile da fare, è semplice, basta allenarsi e avere un po' di volontà. Un'altra cosa importante è nel gruppo aretino, hai qualche atleta che vince incontri quando si va fuori, quando andate via? Beh, come ti ho detto prima, siamo abbastanza fortunati, abbiamo tre atleti professionisti, di cui uno ti ho fatto vedere un pizzichino prima. Uno combatterà il 9 aprile per il titolo italiano Ancona, professionisti. Lui, quell'altro ragazzo agonista Velea, ha ottime prospettive, gli manca qualche match per poter arrivare a un titolo, quindi dovrà ancora, gli mancano quel punteggio per arrivare a un titolo. Ci abbiamo Giorgi Prikop, che è un'eccezione mondiale, ha un peso leggero, un 57 kg, ma al mondo ce ne sono pochi come lui. Capito? È uno che praticamente è come se avessi i martelli al posto delle mani e le mazze di baseball al posto delle gambe, è uno che viaggia, ha combattuto con gente molto importante a livello mondiale. Ed è uno che viene in palestra? Viene qui, sì. Ci siamo sentiti prima che stasera non faceva tempo a venire, però è uno che si allena qui dentro, sì. E tra l'altro allora quando organizzerai un altro evento ci sarà anche lui? Sì, l'ultima volta ha perso il mondiale ad Arezzo, che c'era il titolo mondiale ad Arezzo alle caselle, abbiamo perso quello, quindi dobbiamo cercare di rimettersi in piedi, anche se ancora è giovane, ha 32 anni, per riprenderselo. La box femminile sta avendo sempre più campo, sta avendo sempre più certezze. Che cosa ti ha spinto a farlo? Mi ha spinto a farlo perché trovo molto affascinante questo sport. Quando vedo i ragazzi boxare come se danzassero, lo trovo molto elegante. E poi perché soprattutto in questo periodo si sentono molte notizie
per quanto riguarda le molestie alle ragazze, eccetera, eccetera, quindi è uno spunto in più per anche un'autodifesa. È una specie di sicurezza personale aumentata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quando si combatte, qual è il tipo di passione e poi qual è il tuo colpo migliore? Ah, il mio colpo migliore sicuramente è il gancio, perché lavoro meglio con le braccia piuttosto che con le gambe, e ci vuole tanto allenamento, tanta dedizione, ma questo, come tutti gli sport, ci vuole tanto impegno. Noi spesso, quando guardiamo i combattimenti, il calcio che dà l'avversaria o l'avversario sulle gambe sembra una cosa che nessuno di noi potrebbe sopportare. In che modo voi vi rafforzate? A noi sicuramente grazie ai nostri allenatori che ci seguono giorno per giorno impariamo. Anche io inizialmente non capivo come fosse possibile questa cosa, ma giorno dopo giorno si riesce sempre meglio a capire la tecnica e poi i calci vengono naturalmente. È vero che è uno sport che alla fine dei giochi si ama? Sì. Sì, alla fine sì, io me ne sono innamorata, quindi... Ci hanno detto che in questa palestra sei uno con le prospettive future importanti. Sì, sì, perché mi alleno duramente, ce la metto tutta e voglio arrivare in alto. Hai fatto molti combattimenti? Sì, sì, abbastanza per ora. Senti, com'è il mondo là fuori? Quando sali sul ring sono forti? Sono delle emozioni che non si... cioè, sono uniche. Lì sopra solo ring, sei solo te l'avversario, una cosa... cioè non si prova in altri sport. Sei solo te e lui, e basta. Senti, essere vincitore alla fine di un incontro è una gioia immensa, vuol dire che il lavoro fatto in palestra è riuscito. Sì, sì, perché ci si allena duramente, si fanno tanti sacrifici, lavoro, e vengo qua la sera e poi riuscire a vincere anche l'incontro è una cosa, almeno si è meritato tutto il sacrificio che si è fatto. Quelli che dicono che si fa per poi, che ne so, a fare violenza fuori, non è vero? Questa è una cosa che non... qua, cioè, in questa palestra non si usa, cioè, tutti gli atleti che sono qua sono con la testa a posto, la violenza non va usata per... Quanti combattimenti hai fatto? 25 match. In questi 25 match tutti vinti? No, no, qualcuno l'ho anche perso, come normalmente. Capita, vince e perde, è importante andare avanti. Senti, qual è il tuo scopo finale? Vuoi raggiungere qualche titolo? Sì, ora ci siamo in preparazione per il prossimo match, ancora non si sa quando abbiamo il prossimo match. Il mio obiettivo è sì, di allenarmi, di combattere con quelli più forti e se no anche un domani di fare anche un titolo, perché no? Senti, quanto allenamento vi ci vuole? Io mi alleno su 4-5 volte a settimana, 4 volte più o meno. Non è solo un allenamento fisico ma anche psicologico? Certo, si lavora sia psicamente che fisicamente, dobbiamo essere pronti per sempre. Senti, ci fai capire come fate a resistere quando l'avversario vi colpisce duramente nella gamba, cioè come si fa? Allora, il dolore lo sentiamo perché siamo umani anche noi, però tra adrenalina, la rabbia che l'abbiamo lì su quei 9 minuti ci fa portare avanti, anche se sentiamo dolori, si va avanti uguale. Più l'avversario più colpisce, più lo vogliamo colpire anche noi, quindi la rabbia e l'adrenalina fa resistere al dolore che l'abbiamo lì sul ring. Ma vi allenate anche per rafforzare i muscoli? Certo, si dia delle tibie al sacco duro tutti i giorni, condizionamento tibiale. Però anche se si allena per condizionamento, il male lo sentiamo uguale. Quindi tenere i denti stretti e di andare avanti.